conferenza culturale, sarà l'inizio, perché finalmente il professor Paolo Cecchini, parleremo della lancia di luce del pomodoro, perché vorremmo fare un'adozione, vorremmo adottare questa lancia di luce del pomodoro come simbolo di questa nuova ricerca scientifica, di questa nuova ricerca di energia pulita, che ha un nome storico, fusione fredda, un nome che non piace molto giustamente agli scienziati perché non dice esattamente più quello che veramente è, e perché, come ben sapete, è stata confinata quasi sul campo delle cose fantascientifiche. Oggi si parla meglio di anomalie termiche, lo spiegheranno meglio nella parte scientifica i nostri relatori. Però intanto questa lancia di luce potrà essere un ottimo simbolo, perché voi sapete che i simboli sono necessari per la divulgazione anche scientifica. Non si fa una battaglia se non c'è un simbolo, quindi la proposta di questo convegno, la parte culturale, è appunto quella di parlare di simboli, dei simboli scientifici. Ecco, io vorrei brevemente concludere la mia introduzione e passare subito la parola al professor Cecchini, però ho portato oggi un libro un po' particolare, non è la prima volta che lo faccio, ma lo faccio molto volentieri. E è un libro che si chiama Le fonti francescane. Dice: ma cosa c'entra in un convegno scientifico le fonti francescane? Voi sapete che una delle prime poesie della lingua italiana è il Cantico delle Creature, è il prototipo, secondo me, di tutte le energie, perché se ci fate caso, stavello, sole, vento, fuoco, tutto quanto c'è, diciamo, nel Cantico delle Creature. E allora vorrei iniziare, visto che la prima parte è un po' culturale, proprio con questa breve lettura del Cantico delle Creature, e dar subito poi la parola al professor Cecchini, che comincio a chiedere di prepararsi. Altissimo, onnipotente e buon Signore, tue sono le laude, la gloria e l'onore e ogni benedizione. A te solo, Altissimo, sei confano, e un uomo e ne digni te mentovare. Laudato sieni, Signore, con tutte le tue creature, specialmente messerlo frate sole, lo quale giorno e allumini noi per lui, eterno bello e radiante con grande splendore, de te Altissimo porta significazione. Laudato sieni, Signore, per sua luna e le stelle, in cielo le formate clarite, preziose e belle. Laudato sieni, Signore, per frate vento, e per aria nubile e sereno omne tempo, per lo quale le tue creature dai sostentamento. Laudato sieni, Signore, per sua acqua, la quale è molto utile e umile, e preziosa e casta. Laudato sieni, Signore, per frate fuoco, per lo quale inallumini la notte, ed è bello, iocondo, robustoso e forte. Laudato sieni, Signore, per sola nostra madre terra, la quale ne sostenta e governa, e produce diverse frutti con coloriti fiori e erba. Laudato sieni, Signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore, e sostengono infirmità e tribolazione. Beati quelli che sosterranno in pace, che da te Altissimo saranno incoronati. Laudato sieni, Signore, per sola nostra morte corporale, dalla quale un uomo vivente può scampare. Guai a quelli che morranno nelle peccate mortali. Beati quelli che troveranno le tue santissime volontati, che la morte seconda non li farà male. Laudate e benedicetemi, Signore, e ringraziate e servitemi con grande umiltà. Ecco, questo è il nostro inizio. La parola subito a Paolo Cecchini. Piccolo cambiamento, sì. Allora, l'avevo, scusandomi, chiesto i famosi, come dire, 15 minuti di ritardo. Scusatemi per questo ritardo, come dire, vengo dalla campagna, quindi un pochino lontano. Io vi saluto con affetto e simpatia e ringrazio Edoardo Mazzocchi, che è il presidente del Centro Studi Malfatti, che ha organizzato questo convegno insieme al Centro Studi Presidio, il gruppo Facebook Fusione Fredda. Fusione Fredda è una locuzione importante, speriamo che ci sarete, perché il problema sta tutto lì. Quando in questo paese si deve parlare di energia, facciamo salti indietro almeno dei 50 anni. Credo che la storia
di Terni sia una storia che ha avviato un progetto energetico 300 anni fa. Credo che la scelta di aver piazzato qui a Terni delle industrie pesanti non fu solo per questioni strategiche, perché i cannoni della Marina qua non ci arrivavano, ma era soprattutto perché c'era la cascata delle Marmore e un patrimonio idrico che consentiva di avviare un progetto energetico che allora era sicuramente molto avanzato, e in quel campo l'Italia è rimasta comunque un paese all'avanguardia. Quel che è mancato dopo è la costruzione di sistemi che potessero consentire al nostro paese di essere come dire, autonomi soprattutto da fonti inquinanti. In questi tempi abbiamo visto nascere altri sistemi che riguardano il solare, l'eolico, che vengono combattuti a oltranza o addirittura come dire, piazzati con poca lungimiranza e con poco rispetto al territorio. Quindi siamo nelle due contraddizioni. L'altra contraddizione, mi sia consentito, è quella delle biomasse non da risulta ma biomasse da produzione, contraddizione enorme. In un mondo in cui la gente soffre la fame, noi ci permettiamo di distruggere materie prime che vengono da centinaia e centinaia di migliaia di ettari di terreno, che praticamente, come dire, se andiamo a fare il costo dell'impatto energetico, non so quanto di negativo ci sia. Comunque, questo convegno riveste un momento importante in una città che è stata, come dire, tra le prime che ha costruito sistemi energetici, e io vi ringrazio, mi scuso per il ritardo, e ringrazio i miei collaboratori, i nostri collaboratori, per tutta l'attività che tengono in movimento da questo centro studi e per questo momento che ci consente di riflettere sulle questioni che ci verranno poste dai illustri rappresentanti del mondo della scienza, per poter mettere sempre quel piccolo tassello che poi possa costruire qualcosa di grande. Grazie e buon lavoro. Bravo, grazie a te. Non ci speravamo più, per questo ho dato la parola. L'ho dato a Danilo dicendo al tardo un quarto d'ora. Benissimo, benissimo. È che Danilo non, la comunicazione non ha funzionato perché non ci siamo sentiti. Va bene, allora Paolo Cecchini. Paolo Cecchini, chi è di Terni non ha bisogno di presentazione. Chi non è di Terni, come i nostri ospiti che sono venuti da Roma, Perugia e Milano, vero? E lo conoscono meno. Se non sbaglio, tu sei stato assessore proprio nel periodo Ciomuro, che sì. Ternani, se di destra, sinistra, ricorda la nostra. Una po' grande anche nostalgia, direi. E quindi, come assessore alla cultura, si può dire che sei il padre di questa danza di luce. Bene, buongiorno a tutti anzitutto e grazie. E volevo dire questo, non sono il padre di questa opera di Arnaldo Pomodoro, io sono abituato a dare i meriti a chi li ha. E direi che quando questa opera è stata realizzata, ovvero nel 1995, quando è stata installata a Terni, questa opera era già in gestazione almeno da 10 anni. Devo dire però che ho assistito alle fasi di realizzazione dell'opera, quindi è stata qualcosa di meraviglioso per la nostra città, e vedo alle spalle in questo momento anche qualcosa che mi sta particolarmente al cuore, il logo del Centro Mondiale della Musea della Cultura di Recanati. Perché questo logo? Ecco, credo di questa mattina che si voglia veramente tenere a battesimo una possibilità, quella di fare dell'obelisco di Pomodoro, vamos a chiamarlo obelisco, questa lancia di luce, e credo che si voglia fare di questa lancia di luce il simbolo per la nuova energia pulita. Terni già vanta un logo a livello internazionale, sono stato un po' il padre insieme alla signora Morella Eleonori, che è questa mattina con noi,
e abbiamo realizzato questa, abbiamo portato questa scultura a Recanati, questa scultura di un artista ternano che è diventata logo di Casa Leopardi, e questo davvero ci fa molto piacere. Peccato che i ternani purtroppo spesso ignorino anche queste cose. Devo dire comunque mi congratulo con chi ha voluto porre l'accento per un convegno di tal genere sulla scultura di Arnaldo Pomodoro. Io, vedete, sono convinto che Pomodoro rappresenti una sorta di sintesi di tutta quella che è la grande arte figurativa di quella che è la storia della... Perfetto. Va bene così? Di quella che è la storia dell'estetica, dai tempi più antichi, mi riferisco dall'estetica di Platone sino all'età contemporanea. È una sorta di sintesi ideale quella che incontriamo nelle opere di questo grande artista. Vedete, per capire Pomodoro credo che bisogna partire da una sua dichiarazione di poetica del 1974, una dichiarazione di poetica rilasciata dall'artista stesso, affermata dall'artista stesso in una intervista proprio di quell'anno, nella quale dichiara apertamente avere grande stima, ammirazione per la bellezza della scultura di Brancusi, per le forme ovali di Brancusi, per la perfezione di queste forme che di fatto riescono a riflettere nella loro limpidezza la luce del cielo, ma contemporaneamente afferma il suo bisogno di un'arte che prenda le mosse dalla tradizione. Ecco, quindi egli esalta un Pomodoro in maniera indiretta attraverso appunto Brancusi, esalta quelle forme che si trovano ad essere al centro della discussione portata avanti da Platone nel Filepo. Sapete, Platone nega l'arte nel decimo libro della Repubblica, in quanto l'arte è copia di una copia e quindi sostanzialmente è inutile, la nega nelle leggi dove afferma che l'arte è teiamania, cioè è una sorta di follia che determina in quanto opera di un artista che non si adatta alla società. L'artista non si adatta mai alla società, secondo il Platone delle leggi tende a scardinare la società. Poi però c'è una terza posizione ed è quella del Filepo, laddove afferma che è vero, tutto passa, proprio in senso da Cliteo, proprio c'è il Pantarei, ma c'è una cosa fondamentale che non passa, e sono le forme oggettive, le forme che non mutano, quelle che potremmo definire l'impalcatura ideale della realtà, l'idea. E questo qualcosa sono quelle che Platone definisce le forme, diciamo così, di una geometria solida, come il tetraedro, l'icosaedro, il cubo, la sfera. Ecco, e quindi che il tutto è a fondamento dello sviluppo dell'arte mondiale, diciamo subito dell'arte europea, a partire da Giotto, passando per Piero della Francesca, sino alla pittura d'ordine razionale di Pitmonger. Ed è da queste cose che prende le mosse proprio Arnaldo Pomodoro, con questa dichiarazione di poetica del 1974. Pomodoro però critica la posizione di Brancusi e dice no, assolutamente, la sera di Brancusi è meravigliosa, è splendida, è la perfezione, è direi una sorta di archetipo ideale che può rappresentare un ideale irraggiungibile di bellezza, però egli di fatto la rifiuta. Perché? Perché è convinto di una grande verità, che questo tipo di arte, questa arte perfetta, non riflette assolutamente il tempo storico dentro il quale l'artista si trova ad operare. L'arte ha una funzione precisa, quella di riflettere il tempo storico con tutte le sue contraddizioni, e l'arte di Brancusi con la sua perfezione, pensiamo alle muse addormentate, pensiamo alla sua magliastra, a queste forme nevicate, a queste forme che sono perfezioni conchiuse in sé, non possono assolutamente essere la rappresentazione di un tempo dove esiste il dolore, l'ingiustizia, la morte, dove esiste il male sostanzialmente. Quindi ecco che Pomodoro avverte questa esigenza di rifiutare questo tipo di arte perfetta, pur partendo dal presupposto che la sera, ancora siamo alla sera in Pomodoro, poi arriveremo all'obelisco e arriveremo alla lancia di luce, che la sera è il fondamento per l'appunto della sua stessa arte. Prende le mosse lo stesso Pomodoro dalla sera, ma nel contempo Pomodoro è passato attraverso un'altra fondamentale esperienza, che è quella di tutta la cultura contemporanea,
l'esperienza di Burri, l'esperienza di Fontana, del taglio di Fontana, l'esperienza di Pollock, l'esperienza di Klein, egli si propone pertanto di spaccare la sera, cioè di spaccare la sera in alcune parti, di togliere, direi così, la corteccia lucente della sera affinché il nostro occhio possa guardare all'interno di essa. Allora una parte resta la sera lucente, la perfezione del modello ideale, dall'altra parte invece veniamo a trovarci di fronte a ciò che c'è all'interno di questa idealità, ovvero un groviglio di materia, una massa a volte informe, come nella pittura gestuale di Jackson Pollock, di Klein. Ci troviamo di fronte pertanto a quella che è la verità del nostro essere interiore, c'è quindi questa fondamentale contraddizione che è tipica della società contemporanea. Ecco quindi che il nostro Pomodoro con la sera vuol guardare dentro la sera, vuol guardare dentro questa perfezione e quindi sostanzialmente si rende conto che esiste questo fondamentale dualismo. Poi dalla sera passa all'obelisco, che l'obelisco la lancia in luce, è sostanzialmente figlia del menhir, decisamente di quel menhir celtico che era poi la pietra sacrificale preistorica, ecco questo menhir. E qui abbiamo una visione che è rinnovata rispetto a quella della sera in Pomodoro ed è quella che adesso particolarmente ci interessa. Cosa ci propone con la lancia di luce e Pomodoro sostanzialmente? Con la riproposizione di questo menhir ci ripropone innanzitutto quella che è la dignità della colonna. Perché il menhir? Perché la lancia di luce è una colonna. E che cos'è una colonna? La colonna non è un qualcosa che è fatta come nella architettura tradizionale semplicemente per gravare o per sostenere, ma è un qualcosa che si eleva, è il fondamento di quella che è la scultura, è il fondamento della dignità dell'uomo che si eleva, che si solleva al di sopra degli altri esseri sensibili per guardare le stelle, per guardare il cielo. È il simbolo della dignità dell'uomo. Ecco che cos'è questo obelisco di Arnaldo Pomodoro. E vedete, nell'obelisco di Pomodoro c'è un processo diametralmente opposto rispetto a quello del quale abbiamo parlato trattando della sera. Ecco, egli parte anzitutto da un presupposto, non parte dalla bellezza come è la bellezza esterna della sera dalla quale appunto abbiamo preso le mosse, ma parte da qualcosa di assolutamente diverso, parte da quella che è la confusione della realtà, da ciò che c'è all'interno della realtà. Guardate, anche quando non è confusione e si tratta di reticoli, si tratta di segni, si tratta di un qualcosa che appartiene ormai, ecco, alla società contemporanea, di un qualcosa che non tutti comprendono, che non tutti capiscono e che rappresenta poi il labirinto nel quale la nostra società si è cacciata. E quindi, fortunatamente, sotto tanti aspetti, ma comunque è chiaro che sono un po' qui i lacci per molti uomini della società contemporanea, le catene alla loro, direi, libertà di espressione per chi non possiede questi strumenti. Ecco, quindi all'interno di questo obelisco c'è tutta una realtà, nella parte interna, una realtà che è quella della confusione, che è quella che abbiamo visto all'interno della sera precedente. C'è un processo non diverso da quello, ad esempio, che Piet Mondrian usa nella sua pittura, un processo che vediamo ben espresso nel The Still di Mondrian e che sostanzialmente Pomodoro dimostra di tenere ben presente. Che cos'è un obelisco? L'obelisco non ha niente di diverso rispetto all'albero rosso di Piet Mondrian, alla individualità che Mondrian pone al centro della propria opera, l'individualità, quindi la socialità dell'individuo. L'albero è tronco, il tronco serve soltanto per le radici che servono solo per nutrire quel tronco, non gli interessa quelle radici del resto della comunità degli alberi, ogni albero è la propria radice. Ma che cosa accade? Questo è un fatto estremamente importante. In Mondrian c'è un secondo processo, questa è una fase fuga, fase di alberi che non troviamo in natura ma che diventano simboli, l'albero rosso, l'albero argentato, questi alberi improvvisamente diventano qualcosa di universale, i rami di questi alberi si allargano, abbiamo il periodo in cui Mondrian realizza il suo melo in fiore e si confondono con lo spazio, l'individuale tende ad abbracciare l'assoluto fino ad arrivare a quelli che sono i gradi di Mondrian.
ovvero delle realtà ideali all'interno del quale il contrasto si è spinto, perché i colori si bilanciano tra loro, il quantitativo e il qualitativo del colore sono in bilanciamento tra loro, non c'è più violenza, non c'è più la sopraffazione, e ecco pertanto che il Mondrian da solità diventa ideale, come un pomodoro. Nella parte finale della sua sfera abbiamo un acciaio lucente, levigato, un acciaio che riflette davvero il cielo, come la porzione di sera rimasta integra della quale abbiamo parlato agli inizi. Ecco l'uomo che finalmente, superato ogni contrasto, superata ogni individualità, tende ad abbracciare l'assoluto, a farsi uno con esso. E questo è il mondo di Arnaldo Pomodoro. Ecco perché dico che Pomodoro è in realtà un artista che sintetizza completamente quella che è la tradizione culturale europea in assoluto. Ecco, con Vittorio Sgarbi di recente parlavamo dell'arte, di tutta l'arte da intendersi come arte contemporanea, e Pomodoro è l'espressione precisa di questa arte, tutta l'arte che è arte contemporanea, e sono convinto che nessuna opera più di questa potrebbe essere davvero degna di rappresentare questi nuovi processi di produzione di energia pulita, questo bisogno di pace, questo bisogno di serenità che l'uomo ha e che l'artista ben esprime in modo mirabile con un'opera che porta davvero l'individuo a farsi uno con l'universo, a farsi uno con il tutto. Credo che questa sia una grande aspirazione alla quale la scienza stessa deve tendere, per il bene di tutti. Grazie. C'era qualche domanda da parte del pubblico subito? Qualcuno che per esempio voleva domandare al nostro professor Cecchini se secondo te, tra questo qui che a lui bisognerebbe domandarlo ai nostri fisici, se la creatività dell'artista e la creatività del fisico possono avere qualche parallelo? Secondo me assolutamente sì, perché io sono convinto che l'artista contemporaneo ed il fisico e lo scienziato in genere partono da quello che direi Max Weber definiva il partire da qualcosa che non si conosce per arrivare ad un punto d'arrivo che è un punto d'arrivo sconosciuto. Noi partiamo, sappiamo la premessa, conosciamo la premessa, ma non sappiamo quale sarà il punto d'arrivo. E allo stesso modo io penso che sia questo il processo della creatività, cioè il processo dell'arte. Quando ci si trova di fronte ad una superficie da dipingere, o direi ad una pagina nella quale vergare proprio le parole, io sono convinto personalmente, e non so mai dove voglio parare, so qual è il punto d'arrivo di partenza di una parola, ma non so mai quello che sarà il punto d'arrivo, e questo credo sia importante. Credo che questo sia anche un qualcosa che riguarda l'artista, c'è questa nebulosa che pian piano si squarcia e diventa luce, prima luce molto fievole e poi improvvisamente luce cabale. Yes. Non abbiate paura, se volete fare qualche domanda a Paolo Cecchini, c'ho questo microfono che gira. Silenzio in sala completamente, va bene così. Ringraziamo Paolo, ma casomai sei qui e possiamo. Abbiamo aspettato già due punti del programma, perché come voi immaginate in realtà spero che la discussione, quando si tratterà di parlare della parte proprio strettamente fisica, io posso raccontare l'esperienza del convegno che abbiamo fatto a Roma al CIRPS, dove effettivamente erano le due, non ci siamo neanche accorti perché il dibattito è stato molto vivace e spero che lo sia anche oggi. A questo punto chiederei, andiamo con la prima lezione scientifica. Sergio, tu aspetti un attimo con la tua, così intervalliamo il nostro anche pubblico. Ubaldo, sei pronto, anche se non ti avevo avvisato prima? Dai, facciamo un programma un pochino elastico e cominciamo con Ubaldo Mastro Matteo, al quale avevo dato un titolo provocatorio, non so se rammenti, ma lasciandoti poi la più completa libertà, prego, come ti dire, la più completa libertà. Che succede?
Questa è quella di Francesco, c'è stato un piccolo per poco, come si dice, il bello della diretta. Pupato, ricordi il titolo un po' della relazione? Sì, dunque, per chi non mi conosce, mi presento. Il microfono lo devi proprio mangiare. Sì, Se no non si però sa. Visto che siccome stenta ogni tanto a mandare fuori il segnale, conviene tenerlo fermo lì, senza agitarlo troppo. Allora, abbiamo detto nuovi scenari della ricerca sull'energia contro il default energetico, perché tu lavori in un laboratorio a Milano, no? Sì. Dunque io, come vedete lì sotto il titolo, mi sono occupato per tantissimi anni di semiconduttori, ma dal 1994 il direttore del laboratorio di ricerca e sviluppo dove lavoro mi aveva consentito, anzi era un suo modo proprio di gestire le persone che collaboravano con lui, di dedicare un 10% del proprio tempo ad attività non inerenti al core business della società. E io ho approfittato di questa cosa, avendo fatto degli studi all'università anche con materie un pochettino fuori dalla disciplina elettronica che mi attraeva, avevo studiato anche astronomia, astrofisica, queste cose qui, ho approfittato di questa possibilità data dal direttore e ho cominciato a seguire gli studi della cosiddetta fusione fredda. Allora era il 1994, quindi la scoperta di Flashman e Pons era abbastanza fresca, e per un anno intero ho studiato tutte le attività e i convegni, le relazioni che erano state fatte su questo tipo di ricerca nuova, e ho iniziato a lavorare ispirandomi soprattutto ai lavori fatti a Siena dai professori Piantelli e Focardi, utilizzando il nickel in atmosfera di idrogeno. Perché il nickel? Perché il nickel era un materiale molto usato all'interno della fabbricazione dei semiconduttori di cui mi occupavo, e quindi ho provato ad utilizzare i materiali purissimi che si usano nell'industria microelettronica per fare dei dispositivi estremamente piccoli, per cercare di generare energia su una scala molto piccola, quella appunto dei semiconduttori, per arrivare a idealmente a costruire un generatore microscopico che potesse alimentare i circuiti elettronici stessi. Questa era l'idea di base. E ho continuato dal 94 fino al 2004 con questa attività, dedicando il 10% del tempo. Nel 2004 ottenemmo dei risultati molto importanti, di cui vi parlerò tra poco, che mi hanno convinto a non abbandonare gli studi su questa materia. Se non avessi visto niente personalmente, non avessi verificato personalmente dei risultati positivi, vi assicuro che avrei smesso di fare ricerche in questo campo. Però nel 2004 ottenemmo dei risultati molto interessanti, che presentati a una conferenza di Marsiglia attirarono anche l'attenzione, che fece complimenti a questa ricerca anche Martin Flashman, che all'epoca era ancora attivo. Scusate. Adesso però, se comincio a raccontare la storia, capite che sono circa 20 anni di attività, non la finiamo più, e quindi salta il pranzo. Entrerei nel merito della presentazione che mi è stata assegnata, che è divisa in due parti essenzialmente. La prima parte, un breve excursus sui problemi energetici del paese, perché mi ha stimolato Claudio per trattare prima questa cosa, e poi un collegamento con queste ricerche che ho ripreso in maniera più intensa circa 2 anni fa. Dal 2011 al 2013 ho ripreso il laboratorio ST, ho avuto il benestare del management per poter continuare l'attività in questo campo, insieme collaborando con altri ricercatori. Ecco, questo qui è il contenuto
della presentazione, fabbisogno energetico, declino delle fonti tradizionali, la sorgente ideale di energia e poi gli esperimenti fatti in ST, prima col palladio, anzi prima del palladio col nickel, ma poi i risultati importanti sono stati ottenuti col palladio e poi gli esperimenti attuali e poi alcune conclusioni. Qui vedete riportato in maniera molto schematica quello che nel 2000 era stimato essere il fabbisogno energetico per, fino al 2100, e vedete che nel 2000 i valori dell'energia primaria mondiale sono riportati in TEP, cioè tonnellate equivalenti di petrolio, e si consumavano nel mondo, si generavano e consumavano circa 10 gigatep. È previsto nel 2050 arrivare a 20 gigatep. Andiamo avanti. Qui una brevissima escursione tecnica, però potremmo anche saltarla. Vedete che nel 2000 la popolazione mondiale era 6 miliardi di persone, tutti questi 10 gigatep in media equivalevano a 2200 watt disponibili per ogni persona, per ogni essere umano presente sulla faccia della Terra. E lì sotto è riportato, come è uno stimolo, una curiosità, è riportato quanto necessita una persona per compiere in media il suo lavoro giornaliero. Sono soltanto 400 kilocalorie, di tutte le calorie che noi assumiamo, 400 sono spese per le attività fisiche che dobbiamo fare durante la giornata. E quindi vedete che la potenza a disposizione rispetto alla potenza impegnata da una persona, c'è una differenza molto grande. C'è una differenza molto grande. E voi considerate che se un'automobile che va a 100 km all'ora e consuma e fa 10 km con un litro di gasolio, impegna una potenza di 100 kW. Se voi fate il calcolo, cioè noi abbiamo installato nelle nostre abitazioni 3 kW, una macchina che va a 100 all'ora e consuma benzina facendo 10 km con un litro, 100 kW, una potenza impressionante. Noi andiamo in giro con 400 milioni di macchine in tutto il mondo che consumano energia a questo livello. Se fa 20 litri con un litro di benzina, fa 20 km la macchina con un litro, consuma comunque, impegna 50 kW. Sono potenze veramente molto alte. Qui vediamo uno studio fatto dall'ingegnere Alessandro Clerici che riguarda ancora la richiesta mondiale di energia primaria nel mondo nel 2008. Questa presentazione è del 2011. I dati sui fabbisogni energetici sono sempre diciamo risalgono sempre a qualche anno indietro rispetto alle presentazioni che si fanno, e vedete lì la proiezione fino al 2030. Questa proiezione combacia con la prima slide che vi ho fatto vedere sui bidoni di petrolio, sui barili di petrolio, e praticamente a questo ritmo di crescita andremo oltre i 20 gigatep nel 2050. Vedete però, è interessante, che la maggior parte dell'energia utilizzata primaria proviene dai combustibili fossili. L'81% dell'energia primaria proviene da combustibili fossili. E andiamo a vedere, questa è una slide che possiamo saltare, però indica come è distribuita l'energia primaria nelle varie regioni del mondo in rapporto alla popolazione. Vedete che ci sono degli squilibri paurosi che conosciamo bene, quindi non c'è nessuna novità da questo punto di vista. Diciamo, chi è messo meglio è l'Australia, che produce energia e ha pochissima popolazione, produce tanta energia, è la seconda colonna. Il blu è l'energia prodotta e il rosso o il marrone
sono gli abitanti, mentre diciamo, l'Asia del Sud al contrario produce poca energia e ha tanta popolazione. Ma vediamo che cosa è previsto che succeda nei prossimi anni. Questo un po' ci collega all'argomento principale di questo convegno. L'81% dell'energia primaria è prodotta da questi combustibili e si prevede che al ritmo attuale, quello del 2008, la durata di questi combustibili, almeno le fonti certe e le fonti che si prevede di scoprire, hanno una durata che è abbastanza limitata. Parliamo di decine di anni, a parte il carbone che sono 200 anni. Però capite che in una prospettiva del 2100 di 35 gigatep, forse anche di più, come esigenza di energia primaria della popolazione, le risorse principali che si stanno utilizzando adesso non ci saranno. E questa chiaramente impone una riflessione molto forte. Per cui il discorso su energie o fonti energetiche che attualmente non esistono assume una rilevanza molto grande. Quindi siccome le fonti attuali si esauriranno, è necessario scoprire delle fonti che adesso non ci sono, che non sono utilizzate, che hanno zero percentuale in quella distribuzione che abbiamo visto. Quindi qual è, secondo il mio parere, ma penso che sia abbastanza condivisibile, la fonte di energia ideale? Se dovessimo descriverla, la fonte di energia ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: alta densità, quindi in poco spazio poter contenere una grande quantità di energia, abbondanza in natura, per cui averne a disposizione senza un costo alto, diciamo, poterla produrre senza alti costi di ricerca e di estrazione dalla natura, non inquinante per l'ambiente e non pericolosa per l'uomo. In aggiunta direi che adesso siamo abituati a portarci dietro molti strumenti che sono alimentati con energia che si può portare in giro. Quindi la fonte ideale dovrebbe avere anche la caratteristica di essere scalabile, quindi poter fare dei generatori di dimensioni piccole e di dimensioni grandi a seconda delle esigenze. Se voglio una residenzialità della sorgente di energia, faccio un generatore grande; se me la devo portare dietro, ho bisogno di un generatore piccolo che però abbia una durata rispetto alle fonti di energia portatili di tipo chimico che sia molto superiore. A tutti piacerebbe avere, diciamo, una batteria che duri mille volte di più rispetto alle batterie chimiche. Questa è un pochettino l'idealità, diciamo, a cui vogliamo arrivare. Guardiamo, qui ci sono degli esperti ovviamente che ne sanno molto più di me, guardiamo gli aspetti che riguardano la generazione di energia elettrica, che è chiaramente il tipo di energia primaria più pregiato che si possa avere, e infatti copre tra tutte le energie primarie circa il 35, quasi il 40% di tutta l'energia primaria viene impegnata per generare elettricità in modo che possa essere utilizzata in maniera molto flessibile. Questa è una centrale di ultima generazione, il reattore PR della Finlandia. Questo è è stato completato penso qualche anno fa, e vediamo i problemi di questo tipo di fonte energetica che si avvicina a alcune caratteristiche di idealità, perché l'energia nucleare, venendo appunto dal nucleo, ha un'alta densità, quindi una delle caratteristiche della fonte ideale ce le ha, però non ha le altre caratteristiche della fonte ideale, cioè quella di essere facilmente ricavabile da materiali presenti in natura abbondanti, di non essere dannosa per l'ambiente e di non essere dannosa per l'uomo. Sappiamo, insomma, le precauzioni che bisogna avere. E qui è riportato, diciamo, che cosa succede a una tonnellata di materiale fissile di una centrale dopo un anno
dopo un anno di lavoro, credo, oppure quando si estingue il combustibile, all'esaurimento delle barre di combustibile, diciamo, il residuo all'interno del reattore è riportato in questa chart che poi rimane a disposizione, quindi sappiamo il problema delle scorie in sostanza. Quindi non idealità rispetto alla pericolosità per l'ambiente e per l'uomo. E la fusione nucleare calda. La fusione nucleare calda, i lavori sono iniziati parecchi anni fa, ma non si vede ancora in prospettiva quando si potrà avere un generatore con questa tecnologia che sia disponibile. In questo caso un'altra delle idealità si viene concretizzata da questo tipo di reattori, che è quella di avere il combustibile abbondante. Però manca ancora, diciamo, l'idealità dal punto di vista della pericolosità per l'uomo e per l'ambiente, in quanto, diciamo, il reattore per i principi di funzionamento non è esente da contaminazioni, quindi scorie nucleari magari di altro tipo rispetto a quelli dei reattori a fissione, ma anche qui qualcosa di pericoloso, diciamo, rimane, a parte, insomma, la prospettiva che si è allontanata nel tempo di realizzare un reattore economicamente valido. Ritornando alle sorgenti di energia ideali, da quando, diciamo, nel marzo del 1989 Fechman e Pons fecero la dichiarazione di aver trovato la possibilità di realizzare reazioni nucleari all'interno di materiali a temperatura ambiente, diciamo, si è sviluppata tutta una ricerca, un po' in parte clandestina perché, e in parte, diciamo, riconosciuta, che ha affrontato le problematiche relative a questo tipo di fonte di energia nucleare. È chiaro che questa potrebbe essere la fonte di energia del futuro, perché apparentemente contiene tutte le idealità che abbiamo prima descritto della fonte di energia ideale, cioè alta densità di energia, materiali facilmente reperibili in natura, combustibile praticamente disponibile illimitatamente, e le ricerche fatte fino ad ora mostrano anche la scarsa l'impatto ambientale estremamente ridotto e la non pericolosità per le persone che utilizzano questo tipo di fonte di energia. Qui c'è bisogno di un approfondimento quando si avrà a disposizione un dispositivo in grado di produrre potenze ragionevolmente più alte di quelle viste fino ad ora. Quindi, diciamo, sembrerebbe in apparenza la sorgente ideale di energia, la fonte ideale, però c'è bisogno di parecchi approfondimenti. E qui veniamo agli esperimenti di cui vi parlavo prima, che mi hanno convinto a continuare le ricerche in questo settore. Nel 2004, insieme al professor Massisi dell'Università di Lecce, lui aveva già fatto degli esperimenti utilizzando dei fili di palladio stimolati tramite irraggiamento mediante laser. Usava due tipi di laser che nel suo laboratorio era in grado anche di costruire e controllare direttamente, laser elio neon e laser ad eccimeri. Con questi laser aveva irraggiato dei fili di palladio in atmosfera di idrogeno o di deuterio alla pressione di circa 2 bar all'interno di una camera d'acciaio di queste dimensioni, delle dimensioni di una bottiglia di acqua minerale, con una finestra ottica attraverso la quale poteva irraggiare il materiale. Con questi esperimenti osservò nel filo, una volta terminato l'esperimento della durata di qualche settimana, osservò delle alterazioni della superficie del filo
e indagando su queste alterazioni vide che c'era stata la trasformazione del materiale che era palladio puro in altri elementi della tabella di Mendeleev, in particolare elementi di peso atomico più basso di quello del palladio. Nel 2004 ci eravamo conosciuti a varie conferenze e decidemmo di fare un lavoro insieme utilizzando i materiali che avevo io a disposizione nel mio laboratorio di fabbricazione di microchip, e quindi depositammo su una superficie su una fetta di silicio, che è il materiale che si usa per i semiconduttori, con dell'ossido termico per separarla dal substrato, un sottile strato di palladio di mezzo micron di spessore, e tagliata questa fetta in frammenti da un centimetro quadro, facemmo gli stessi esperimenti che lui aveva fatto con il filo all'interno di una camera di acciaio con una finestra in quarzo e il raggiamento con laser. Vedete lì nella figura a sinistra, al centro, c'è schematizzata la camera, e all'interno della camera, che poteva contenere deuterio o idrogeno a temperatura ambiente a 4 bar di pressione, c'è un dispositivo, questo centimetro quadro di silicio, esposto all'irraggiamento laser, e dalla parte opposta c'è un dispositivo di riferimento non esposto all'irraggiamento laser. Questo serviva per fare una misura differenziale di quello che succedeva sul campione irraggiato e su quello che succedeva sul campione non irraggiato. Le prove, diciamo, i test su questi materiali durarono qualche settimana, non sono prove brevi, però diciamo, il risultato fu molto significativo. Sulla superficie del palladio in deuterio irraggiato con un laser elio neon a bassissima potenza, cioè il laser serviva semplicemente per illuminare, non per apportare energia sulla superficie del materiale, si osservarono al microscopio elettronico una serie di alterazioni della superficie con fusione del materiale del palladio, e analizzando la microsonda un sistema di analisi, diciamo, qualitativa e quantitativa dei materiali, vennero osservati in tantissimi campioni che fumo in grado di raggiare delle trasmutazioni. Quindi l'abbinamento, la coincidenza di fusione del materiale palladio e la presenza di trasmutazioni ci convinse che eravamo in presenza di un fenomeno di tipo nucleare. Quindi due firme, diciamo, la quantità di energia prodotta durante la reazione stimolata dal laser e la firma nucleare come elementi di trasmutazione, che somigliano però a elementi provenienti dalla frantumazione del nucleo di palladio, perché non ci sono elementi più pesanti del palladio all'interno dei materiali trasmutati, tutti elementi leggeri, più leggeri e tipici di altri esperimenti che erano stati fatti in precedenza, che penso di avere qui una chart che mostri. Ecco, qui è una cosa interessante da rilevare, che all'interno della camera, in presenza di deuterio, sia il campione irraggiato ha presentato queste alterazioni della superficie che il campione di riferimento non irraggiato, mentre in presenza di idrogeno soltanto il campione irraggiato. Altra differenza importante tra idrogeno e deuterio, che il numero di elementi di trasmutazione in idrogeno è maggiore, abbiamo trovato elementi che non si sono visti in presenza di deuterio. Quindi, diciamo, c'è una differenza di comportamento tra i due isotopi dell'idrogeno, e cosa anche questa secondo me è abbastanza rilevante, che il campione di riferimento nel caso dell'idrogeno non presentava alcuna alterazione della superficie. Questo, insomma, questi esperimenti su cui Fleischmann ci fece i complimenti a Marsiglia,
mi convinsero che eravamo in presenza di un fenomeno di tipo nucleare da approfondire. Qui vedete che risultati analoghi erano stati trovati da Piantelli e Focardi in esperimenti con nickel all'interno di una camera in acciaio in presenza di idrogeno ad alta temperatura. Noi col palladio eravamo rigorosamente a temperatura ambiente, mentre qui con nickel si va a temperature 300-400 gradi. E potete osservare anche qui, anche se non si vede molto bene, che la maggior parte degli elementi, anzi tutti gli elementi riscontrati alla microsonda, sono elementi più leggeri del nickel. Il più pesante direi che è il ferro, che è molto vicino al nickel, viene prima del nickel nella tabella periodica, però si trovano ancora magnesio, silicio, cloro, sodio, calcio, potassio e, a parte, carbonio e ossigeno, che quelli sono sempre presenti, ben conosce questo tipo di indagini, quando si porta fuori il campione l'anidride carbonica si deposita sulla superficie e carbonio e ossigeno si trovano sempre anche nei campioni non irraggiati, come vedete anche qui. C'è il campione di riferimento dove il nickel era rimasto inalterato, si vede il nickel e si vede anche un po' di carbonio e ossigeno. Ecco, adesso veniamo agli esperimenti più recenti. Diciamo, questo qui c'è una fotografia di una camera in acciaio che ho usato nel 2012 per fare un po' di esperimenti con piastrine di nickel e successivamente col filo di Costantana generosamente offertomi da Francesco Celani, qui presente. E lì vedete che a sinistra c'è il supporto da inserire all'interno del reattore, costituito da un riscaldatore in silicio con una resistenza di platino depositata sopra, e sul quale si possono poggiare i campioni da testare. In questo caso, nella fotografia, c'è un filo di Costantana avvolto attorno a un supporto di ceramica. La camera in acciaio contiene circa 300 cc di gas alla pressione atmosferica, ma noi lavoriamo a pressione subatmosferica, sotto l'atmosfera, normalmente 500, da 500 a 100 millibar. E dopo aver sottoposto il filo di Costantana in ambiente di idrogeno a un ciclo dalla temperatura ambiente fino a 400-450 gradi, abbiamo osservato che il filo di Costantana, dopo un certo tempo, ha bisogno di meno energia esterna, il riscaldatore ha bisogno di meno potenza per mantenere la stessa temperatura. Abbiamo avuto quindi degli episodi di piccole produzioni di potenza dei quali siamo abbastanza confidenti che ci siano state, però parliamo di potenze dell'ordine del watt e anche meno, con potenze necessarie per riscaldare il campione dell'ordine delle decine di watt, parliamo 10, 20, 25 watt. Quindi il reattore non è fatto per avere un over unit, un guadagno di energia, ma è fatto per testare il comportamento del materiale. Un reattore in grado di produrre più energia di quella che si mette in ingresso deve essere fatto in maniera molto diversa. E analizzando il filo di Costantana alla superficie abbiamo notato delle alterazioni non inaspettate, per la verità, perché siamo andati a cercare se questa produzione di potenza aveva prodotto sulla superficie del filo di Costantana